Good night, Connie. È ora di andare a dormire. Tieni gli occhi aperti. Non vogliamo che accada ancora quello che è successo ieri notte. Oh, non ancora. Cutie, proteggimi. Aiuto! Cosa succede, Connie? C'è un mostro sotto al mio letto! Veramente! E dai, Connie è la solita! Oggi chi c'è di turno? Io sono andata ieri, oggi è il turno di Missy. Ho tante cose da fare domani! Devo dormire! Lori, vai tu! Ok, vado io! Fantastico, è il mio turno, non chiuderò occhio stanotte. La mia solita fortuna. È sempre così, l'unica cosa mostruosa qui è questo cupcake. Forse l'ha lasciato il mostro. Il mostro fa solo parte della tua immaginazione. Dormi. Grazie per la tua compagnia, Lori. Di nulla, ora dormi. Non si può continuare così. Devi imparare a dormire da sola. Ma il mostro... Rilassati, devi solo contare le pecore. E fare qualcosa che ti piace molto, come cupcake. E ridere molto. Farò dei cupcake. Ma se ci sono tanti mostri? Connie, le fantasy sono qui. Loro faranno svanire la paura. Veramente? Come? Con l'elmetto magico! Wow! Un elmetto fantasy! Wow! Non è un elmetto come tanti! È un oggetto magico che dà coraggio a chiunque lo indossi! Ehi, Connie! Ti sta benissimo! Sembri più coraggiosa! Sì! Sembri una vera fantasy! Ma non è vera magia, giusto? No! Ma guarda com'è felice! Vediamo se riuscirò a dormire, altrimenti ci penseranno i cuccioli. Oh no! Una pecora, due pecore. Devo fare i cupcake. 100 pecore, 1000 pecore. L'elmetto! Non mi prenderete. Cos'è questa confusione? Che disastro! Cosa stai facendo? Con i consigli di Susu e grazie a questo elmetto magico, le ombre sono sparite! Dobbiamo dirti una cosa, Connie. L'elmetto non ha poteri. Hai sconfitto le tue paure da sola. Veramente? Da sola? Ciò significa che sono molto coraggiosa! E quando sei coraggiosa, i mostri immaginari spariscono. Grazie per aver creduto in me. La notte. Ehi, non dovevate aiutarmi? Non correte! Contare pecore e cose del genere! Sei sicura che siamo al sicuro qui? Vi ho detto che i mostri non esistono! Friday babies, Friday babies, magic tears. Me love and good ain't no wonder.
scherzo. Guardate cosa ho trovato nel fiume ieri. E non è la prima volta. Devono stare più attenti. Esatto. La plastica fa molto male al fiume. Non è possibile che sporchino in questo modo l'acqua. Andiamo a dare una lezione ai bebè della valle. Dipingiamo l'acqua con i colori. Non staremo esagerando? Dai, solo un pochino. Saliamo. Guardiamoli con il cannocchiale. Ok, un piccolo scherzo. Ci divertiremo. Tre rimbalzi, abbiamo vinto. Non spostati, Almira. Il mio lancio è migliore. È il mio turno. Pronte per la mia invenzione? La pietra volante. Wow! Attenta! Ah! No! Cosa hai fatto, Missy? Niente. E perché l'acqua è viola? Le bolle delle case sono viola. Andiamo a controllare la fontana Biberon. Hashtag viola, hashtag acqua. L'acqua ha sapore del gelato? Oh, qualcosa non va nel nostro mondo! Dobbiamo chiedere aiuto alle fantasy. Cuore alato! Voglio andare all'altro lato! Un passo qua, un passo là, e il portale fantasy si aprirà! Dove sono tutti? Fammi vedere! Guarda l'ala! Povera Katie! Guarda la sua faccia! È di color lattuga! Adoro questo scherzo di colorare l'acqua! Sono state le fantasy! Hanno colorato l'acqua! E se la stanno spassando guardandoci con il cannocchiale. Cose da pazzi. Loro si prendono gioco di noi. E noi faremo lo stesso. Bella, Connie sta preparando dei cupcake. Venite alla valle. Voglio provarli. Ehi, lasciano un po' per me. Non posso volare. Dove stai andando? Connie ha fatto i cupcake! Ora guardiamo noi, dai! Ride bene, chi ride ultimo! La prima trappola ha funzionato! Vediamo! Ora starò dicendo... Ah, l'arancione mi sta bene! Si sposa col colore dei miei occhi! Sono cascate nella seconda trappola! Certo, però preferisco assomigliare a una fragola di bosco. Ci hanno scoperte! Sentite, questo è troppo! Ci avete sporcato con i colori! Voi avete colorato la nostra acqua! Era solo uno scherzo! Il colore sparirà! Volevamo soltanto darvi una lezione! L'altro giorno abbiamo trovato una bottiglia di plastica nel fiume. Non va per niente bene. Dovete prendervi cura dell'acqua. Volevamo farvi capire, in fondo, quanto sia importante per il nostro mondo. Beh, è stato uno scherzo terribile. E non è nostra la bottiglia. Beh, qualcuno l'ha gettata. Ah, ancora con questa storia. Non siamo state noi. Io penso di sì. La mia bottiglia. Grazie per averla trovata. Il vento l'ha portata via l'altro giorno. Comunque, cosa state festeggiando? Cosa stiamo festeggiando? Il giorno dei colori! Ok, scusate, ad essere onesti, abbiamo esagerato, ma infine un gioco è diventato... Fantasy Magic Tears! Wow! Qualcuno potrebbe spiegarmi cosa è successo?
il tuo invito accetterò. Ma il sedere male ho. Ho bisogno di un favore. Potresti prestarmi la tua tiara? Ho bisogno di qualcosa di spettacolare. Per favore. Ok, d'accordo, lo farò. Ma questo mi disturba un po'. Sorprenderò tutti i bebè con il mio look quest'anno. Un obbligo c'è però. Perderla assolutamente non si può. Non preoccuparti, starò attenta. Oh, wow! Quella è un'ananas gigante! Vi piace la mia corona tropicale? Shh, non pensarci nemmeno! Me l'hanno data le Fantasy! Proviene da una foresta speciale! Avrò un look migliore di Candy! Non penso proprio! Wow! Posso provarla e farmi una foto? Anche io per poter indovinare le cose! Io vorrei vedere se mi sta bene! No, no e no! Devo tenerla al sicuro! Ha un valore immenso! Ci vediamo domani alla mia festa! È la festa di tutti quanti! Riposa, mia bellissima tiara! Domani dobbiamo essere fantastiche! Oggi è il gran giorno! Oh no! La tiara! No! La tiara era lì! Era al sicuro! È la verità, Tina! Hai la mia parola! Senza la tiara la sfera non funziona! Tina non riesce più a fare rime! Non ho poteri senza la tiara! Chi l'ha presa? Ridatemela! Eravate gelose perché io avevo la tiara! Cammy, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Tu eri in vacanza, quindi sicuramente non l'hai presa tu! Ehi, non date la colpa a me! Stavo sciando con le Fantasy! Perfetto! Ogni bebè del quartiere alato è un sospettato, eccetto Patty! Uscite dalla scena del crimine! Chi può essere stato? Non guardare me! Tina, tu mi aiuterai! Per prima cosa, controlliamo la scena del crimine! Di occhiali, un laccio, un caricatore. Ah ah! Cos'è questo? Cose di Candy. Usiamo la polvere per le impronte digitali. Dunque, ho tre sospettati. Vediamo. Qui ci sono tre bebè che volevano avere la tiara. Anche io per poter indovinare le cose. Tu, siccome Candy non te l'ha prestata, te la sei presa da sola. Io non l'ho rubata. E perché i tuoi occhiali erano sulla scena del crimine? Beh, ho preso la tiara, ma volevo solo provarla. È stato difficile aprire la cassaforte. Eh? Ma quando l'ho provata, mi sono accorta che non mi stava bene. L'ho rimessa a posto. Allora è stata Lena. Abbiamo trovato il tuo caricatore lì. Non sono stata io. Quando sono arrivata, la cassaforte era già aperta. Mi sono solo fatta delle foto per i miei follower. Però dopo l'ho lasciata là. Dunque, l'unica bebè rimasta è... Io vorrei vedere se mi sta bene. Sasha! Io ho già la mia corona tropicale. Oh, dove? Allora spiega, perché questo si trovava sulla scena del crimine? Lo metto sui regali! Tutti potrebbero averne uno! Certo! E quindi perché sei così nervosa? No! Io non... La mia corona! Non correre! Prendiamo la ladra! Volevo solo salvare la mia corona tropicale! Neddy! La tiara! Vieni qui! Ora capisco! Quella impronta di cucciolo! Ops, come ha fatto a sfuggirmi? Mi dispiace, Sasha, tu non avresti mai fatto una cosa del genere. Nessun problema, alla fine a sorprenderci non sei stata tu, Candy, ma il tuo cucciolo. Magia! Yeah! Che bello! Fantastico! Chi vorrebbe essere il quartiere alato? Adesso sì che ogni cosa va bene. Ed ora... festeggiamo tutti insieme! Bebè Naut,
Rita, il bebè astronauta. Ed è così che abbiamo salvato la montagna Fantasy dal super meteorite gigante. Wow. Vi ho mai raccontato di come si formano i meteoriti? Esiste un'incredibile leggenda sulla Fantasy Saltimbanco che una volta ha toccato una stella. Wow. Comunque, sapete quante stelle esistono? E sapete com'è riuscita a toccare la stella? È saltata così in alto che... Ieri ho scoperto il pianeta lacrima. Wandy, smettila, vogliamo sentire solo storie interessanti. Un bebè nauta è atterrato su quel pianeta e non è più riuscito a rientrare. È lì che piange. Wow. Davvero? È la verità? Certo che è vero. Il bebè nauta era un bebè che viaggiava tra le stelle tanto tempo fa e lì restò. Perché? Perché il bebè nauta non sapeva come tornare. Cosa? E il bebè nauta è ancora lì, da solo? Oh, che tristezza. Non mi levo dalla testa il bebè nauta! Perso nello spazio, tutto solo! Come è potuta accadere una cosa simile? Abbiamo il compito di proteggere e osservare! Dobbiamo salvare il bebè nauta! Sì, andremo nello spazio! Non vedo l'ora! Pianeta lacrima, eccomi! Yeah! Eh? Stai bene? Non possiamo andarci così! Fa molto freddo lassù e le tue ali non resistono! Io però posso farcela! Mi basta saltare sulle nuvole di gelato! Cosa state facendo? Cerchiamo di andare nello spazio per salvare il bebè nauta! Quale bebè? Ah, sì! Il bebè nauta! Idea! Saltiamo come la Fantasy Saltimbanco! Andiamo nello spazio! Andate nello spazio! Yay! Beh, vi servirà un walkie-talkie! Sì, sì, lo so! Però cosa dovrei fare? La storia del bebè nauta l'ho inventata! Ma non posso dirgli la verità ora! Mi odierebbero! Volevo solo un po' di attenzioni! Wandy la storia ha inventato e il walkie-talkie ce l'ha rivelato! Ah sì? Ora le mostreremo il bebè nauta! Una lezione le volete dare? Ed io vado a mangiare. Oh, è pesantissimo! La prossima volta veniamo da te! Che succede? Guarda e vedrai! Non è possibile! Il pianeta lacrima! Non è il pianeta dove si è perso quel bebè? Quale bebè? Oh sì, certo, il bebè nauta. Beh, Jenny e Jessie sono andate là. Ma come? Saltando, le puoi sentire da qui. Ciao Fantasy, state bene? No, non riusciamo a ritornare. Aiuto, aiutateci. Oh, ora cosa facciamo? Volevano salvare il bebè nauta e ora sono bloccate là. Oh no! Tranquille, vi salverò io! Winnie, veloce, alla mia nave! Non preoccupatevi, risolverò io la cosa! Wow, sono arrivata! Jenna, Jessie, dove siete? Il bebè nauta. Ma se era tutta un'invenzione. Bebè nauta, ti ho trovato finalmente. Ma cosa ci fate voi qua? Come avete... Ti abbiamo preso in giro. Sappiamo che il bebè nauta non esiste. Ti abbiamo sentito attraverso il walkie-talkie. Avete ragione. Volevo solo raccontarvi una storia interessante. Mi spiace. Beh, ma è sbagliato raccontare bugie. Però non hai esitato un attimo per venire a salvarci. Sei una grande amica. Ora sì, hai una fantastica storia da raccontare. Magistia! Wow! Voilà! Agli amici mai devi mentire. La verità sempre devi dire. E quindi il bebè nauta è reale? La puntata è finita e Bandy non l'ha capita. Ah!
risata contagiosa! Qui è Susu! Siamo ora in diretta dalla strada principale. Ancora una volta la Montagna Fantasy e la Valle Biberon collaborano insieme per assegnare i premi Ciuccio d'Oro! Bene, chi pensate vincerà il premio per il miglior ballerino? E per la miglior magia? Per la miglior magia questa torta! Wow! Beh, magica lo è! È scomparsa! Una torta magica! Stupendo! Senti come ride! Una torta magica! Ah, ridevo anche nei miei sogni. Stasera ci saranno le premiazioni per il Ciuccio d'Oro. E con tutto questo ridere non abbiamo fatto niente. Muoviamoci. Su, devi controllarti. Le tue risate sono troppo contagiose e non riusciamo a lavorare. Se ti metti a ridere ancora, non riusciremo a preparare tutto. Ok, non mi metterò più a ridere, lo prometto. E voi, bebè, non fate ridere Susu. Ok, dai, giriamo! Continuiamo con le interviste! Cosa ne pensate? Shh, non fare nulla di buffo! Ehi, voi fermi! Quella coda è troppo divertente! Niente panico! Ho un'altra torta! Oh! 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 Wow! Oh no! Questo non ci voleva! Copritene la bocca! Avresti dovuto vederti! Troppo divertente! Fermatevi! Dobbiamo finire! Che succede? Non sento nulla con queste muffie! Cosa avete fatto? Non finiranno mai! Tutto questo per colpa mia! Non volevo rovinare tutto! Beh, vediamo se questa l'assaggiamo! Signore e signori, benvenuti alle premiazioni Ciuccio d'Oro! Abbiamo avuto qualche problema e non siamo riusciti ad organizzarci bene! Ma ciò che importa sono le premiazioni, giusto? Bene, il primo premio della serata va al bebè in assoluto più vanitoso. Ed il premio va a... Lady! Bene, farò un'entrata trionfale. I premi! L'unica cosa che funzionava! Stanno piangendo tutti! Solo Susu può aiutarci ora! Abbiamo bisogno di te! Non mi va di venire! Guarda! Forza Susu! Ridi! Devono tornare felici! Non mi viene da ridere! Sono triste! Ho un'idea! Sono Dreamy! E posso fare... un gelato! Oh! Sono Lala! Hocus Pocus! Eh? Sono Patty! E sono... solo Skate! Oh! Oh! Ora sì che sei Patty! Io preferisco ridere che piangere! Grazie per le tue risate, Susu! Sapete come farmi ridere! Magia! E il premio per la risata più autentica